Ivano Valmori, oggi molti agricoltori percepiscono il digitale come una problematica, invece può essere un'opportunità. Sì, una grande opportunità, perché per l'agricoltura può voler dire avere degli strumenti per decidere al meglio. Calcoliamo che tutto quello che è digitale vuol dire che raccoglie dati e in agricoltura siamo nel settore che ha maggior bisogno di dati. Tutti sanno nell'ambito degli agricoltori che c'è una bella differenza tra produrre arance o produrre riso. Abbiamo 350 specie agrarie, ognuna di queste ha delle tecniche colturali, ha delle varietà, ha dei parassiti, ha tutta una serie di cose per cui è necessario sapere prima di fare. L'incontro che stiamo organizzando e che faremo qui oggi pomeriggio è legato proprio al far capire come i dati possono aiutare gli agricoltori a decidere le cose che devono fare in campo. In pratica dobbiamo capire come prendere tutti i dati che arrivano sia dall'ambito meteo, sia dall'ambito suolo, sia dalla parte di operatività che c'è in campo e come trasformare questi dati in informazioni e in decisioni. Ecco, noi sappiamo che dei dati, un po' come il maiale, non bisogna buttare via nulla. Il tema dell'interoperabilità e di un circolo virtuoso dei dati. Sì, l'incontro di oggi si basa proprio sul fatto che non vogliamo più che l'agricoltore metta dentro i dati in tante piattaforme diverse. L'interoperabilità è una parola abbastanza complicata anche da dire, vuol dire che quando tu hai inserito un dato, quel dato è interoperabile, quindi disponibile anche per tutte le altre piattaforme. Qui abbiamo raccolto 13 aziende che presentano le loro soluzioni qui in fiera. L'obiettivo di questi incontri è proprio quello di far capire che nessuno è in grado da solo di aiutare tutti i tipi di agricoltura che abbiamo in Italia, ma se riusciamo a lavorare assieme, a fare in modo che l'agricoltore inserisca il dato una volta e poi dopo questo sia utilizzabile da tutte le altre piattaforme, facciamo un gran servizio a chi dà l'assistenza tecnica, ma in primo luogo agli agricoltori. Qual è il ruolo dei dati nel contesto dell'agricoltura italiana e che cosa ci dicono i dati raccolti dall'osservatorio Smart AgriFood? Ma i dati sono certamente al centro del paradigma di agricoltura 4.0, dati che devono essere raccolti da fonti diverse, dati che devono essere portati a fattori comuni su opportune piattaforme che consentano poi di lavorare e analizzare questi dati per trasformarli in informazioni contestualizzate che possano per davvero supportare le decisioni delle aziende agricole, perché questo è il risultato finale dell'agricoltura 4.0, non è semplicemente tra virgolette l'applicazione verticale di soluzioni tecnologiche che possono supportare diverse fasi di campo e non, ma è la capacità di portarle a fattor comune, la capacità di armonizzarle, la capacità di integrarle. Per fortuna i dati che emergono dalle ultime ricerche dell'osservatorio Smart AgriFood testimoniano una continua crescita del mercato di agricoltura 4.0 da un lato e una crescita soprattutto, direi la cosa più rilevante, del livello di adozione, del livello di utilizzo da parte delle aziende agricole italiane. Si vede che sta aumentando non solo il numero di primi investimenti in soluzioni di agricoltura 4.0, ma soprattutto il numero di aziende che investono, ottengono dei ritorni e utilizzano questi ritorni per realizzare altri investimenti in quella che diventa a quel punto una roadmap, diciamo, di digitalizzazione. Questo ci fa ben sperare circa la prosecuzione di questo percorso di crescita e più in ampio un attecchimento che possa davvero essere pervasivo a livello italiano e nei diversi comparti agricoli della tecnologie digitali e quindi più in ampio del paradigma di agricoltura 4.0. Di questo e altro parleremo peraltro il prossimo 15 di marzo presso l'Università di Studi di Brescia. Terremo il convegno finale della 7ª edizione della ricerca dell'osservatorio Smart AgriFood e quindi siete tutti invitati a partecipare proprio per poter sentire dalla nostra viva voce e da tutte le nostre aziende, diciamo partner, quelle che sono le evidenze aggiornate circa il mercato di agricoltura 4.0 in Italia.